con la cerimonia di apertura che si è svolta lo scorso 5 giugno all'ippodromo SNAI Sesana di Montecatini si sono aperti ufficialmente i giochi nazionali estivi Special Olympics giunti alla 34esima edizione. 3.000 gli atleti con e senza disabilità intellettiva coinvolti per le 18 discipline sportive proposte. Si tratta dunque dell'evento sportivo sociale più grande in termini numerici che sia mai stato organizzato in Italia. Il messaggio è molto trasversale, la comunità è invasa del messaggio di Special Olympics, Montecatini è un nuovissimo territorio e 3.000 atleti presenti sicuramente lasceranno un bel, forte, emozionante, stimolante e significativo messaggio. 36 atleti aretini che compongono la delegazione di All Star Arezzo che parteciperanno a 7 discipline sportive diverse, ma a Montecatini sono anche arrivati molti altri team della provincia di Arezzo. La provincia si sta sempre di più sviluppando e la All Stars Arezzo, la più vecchia del gruppo, ha piano piano invogliato, stimolato altri territori. È presente Special Team Lagora d'Italia, è presente la Polisportiva CAM, è presente la scuola San Giovanni da San Giovanni Valdarno, gli Spiders, insomma sono presenti sei delegazioni dalla provincia di Arezzo. Gli sport in cui sono impegnati gli atleti sono differenti: equitazioni, bocce, nuoto, atletica, pallavolo unificata, il basket, abbiamo i due team, uno di Sansepolcro, i Dux, e Special Synergy di San Giovanni Valdarno anch'esso, che sono le ultimissime entrate nel nostro gruppo locale provinciale di Arezzo. Quindi il messaggio è forte perché, se ci ricordiamo il cammino fatto, alcuni anni fa ai nazionali arrivavamo appunto con un team 2. Ecco, arrivare già ad una quota di 6 associazioni, team scolastici, è un risultato importante.